Libri TV a Roma, in piazza Campo dei Fiori, oggi 22 marzo 2017. Siamo in una piazza che ovviamente, questa è una ripresa serale, ma di giorno è piena di bancarelle di un mercato rionale, di quartiere, forse tra i più famosi di Roma, e parliamo in questo breve video di concessioni per quanto riguarda gli spazi pubblici per il commercio ambulante. E ne parliamo insieme a Maria Laura Turco del Partito Radicale, che su questo argomento è stata attiva in questi giorni per un ricorso. Ecco, di che cosa si tratta, Maria Laura? Allora sì, il 2 marzo abbiamo depositato con il Partito Radicale un ricorso alla Commissione Europea per procedura di infrazione contro lo Stato italiano che con il decreto mille proroghe, poi convertito con una legge del 27 febbraio del 2017, ha prorogato le concessioni per i posteggi su area pubblica ai commercianti ambulanti. Allora diciamo che in virtù della direttiva Bolkestein, questo che è entrata in vigore in Italia già dal 2010, non si potevano disporre delle proroghe, perché si deve fare un bando pubblico di gara a seguito del quale, con una procedura di evidenza pubblica che presenta requisiti di trasparenza, di imparzialità, attraverso la quale devono essere assegnate questi spazi. Allora, in realtà sono state prorogate delle concessioni che erano state assegnate precedentemente, quindi anche prima del 2009, non a seguito di una gara pubblica, ma con dei criteri premiali che riguardavano soprattutto l'anzianità dell'impresa nella registrazione, appunto nel registro delle imprese. Allora, la normativa attualmente in vigore è una intesa Stato-Regioni del 2012 che prevede un punteggio che viene assegnato per quanto riguarda dal 40 al 60% in base all'anzianità di iscrizione nel registro delle imprese. Precisamente 40 punti su 100 nel caso che l'impresa sia registrata già da 5 anni. E 50 punti su 100 fino a 10 anni e addirittura un 60% se l'azienda è iscritta nel registro delle società, delle imprese da oltre 10 anni. E invece, ecco, noi possiamo vedere che nel caso di una impresa che opera in regime di regolarità contributiva il punteggio assegnato è soltanto del 3%. Oppure per un'impresa che ha delle creazioni innovative, delle innovazioni tecnologiche, il punteggio premiale è soltanto del 7%. E quindi ecco, questa intesa Stato-Regioni del 2012 è stata poi recepita, c'è stata un'altra intesa del 2013, in ogni caso c'è stata una risoluzione del Ministero dell'Industria e del Commercio che ha ripreso questi criteri, questo punteggio premiale. E praticamente questo è il criterio che attualmente i comuni, il Ministero ha dato disposizione ai comuni, alle regioni, affinché questo sia il criterio seguito per le concessioni fino al 31 dicembre 2018, quindi una proroga delle concessioni già in vigore che appunto erano state assegnate non a seguito di gara pubblica. Allora, una risposta a questo ricorso si prevede quando? Allora, diciamo che in materia ambientale i ricorsi da parte della Commissione europea sono esaminati abbastanza velocemente. Per quanto riguarda questo non lo so, però posso dire che in base a un ricorso che successivamente ai primi ricorsi che abbiamo depositato per infrazione alla Bolkestein in materia di concessioni demaniali marittime, una risposta ci fu abbastanza presto. Successivamente abbiamo depositato ulteriori ricorsi perché c'era stato ad esempio il decreto legge 78 del 2015 sulla sdemanializzazione per il quale noi abbiamo presentato denuncia per procedura di infrazione, mi sembra sì, a novembre del 2015, e tuttora non c'è stata una risposta. Cioè, una risposta c'è stata perché a seguito della sentenza del 14 luglio della Corte di Giustizia, il 14 luglio 2016 della Corte di Giustizia, mi arrivò una risposta che appunto l'esito della sentenza della Corte di Giustizia era stato per l'incompatibilità della legge nazionale
che disponeva la proroga fino al 2020 con la direttiva Bolkestein, però in particolare quella lì non era una legge, il decreto legge 78-2015 che poi è stato convertito in legge 125-2015 non era su una proroga, ma era una legge che disponeva la possibilità di sdemanializzare delle aree destinate ad arenile nel caso che non ci fosse più il pubblico uso di mare. Era un tentativo di aggirare la direttiva Bolkestein, non era, e quindi stiamo attendendo ancora una risposta. Bene, allora ringraziamo Maria Laura Turco e ovviamente le diamo appuntamento su Libri TV affinché ci faccia sapere poi degli esiti di questo discorso. Grazie ancora. Sempre a Libri TV.